Ciao, oggi da Villa Sant'Uberto, io e Mosè parleremo del cane da pastore maremmano abruzzese. Le origini di questa antica razza vanno ricercate nei cani da pastore tuttora utilizzati in Abruzzo, dove ancora prospera la pastorizia, e nei cani da pastore un tempo presenti nella Maremma toscana e laziale. Con la transumanza delle greggi da una regione all'altra iniziava un naturale processo di fusione, in particolare dopo il 1860. Suggestivo nella statura imponente avvolta nel manto candido che sembra fatto di neve, ha attraversato i secoli rimanendo immagine dei cani bianchi da pastore descritti da Marco Terenzio Varrone e magnificati da Lucio Giunio Columella come cani guardiani integerrimi delle greggi ed efficaci antagonisti del lupo e dell'orso. Il maremmano abruzzese è un cane di grande mole, fortemente costruito. Il peso per i maschi è compreso tra i 35 e i 45 kg, mentre per le femmine tra i 30 e i 40 kg. Il suo mantello è dotato di un fitto sottopelo che gli garantisce protezione dai climi invernali. Deve essere bianco unicolore. Il maremmano abruzzese è rimasto un cane completamente naturale, con tutti i suoi istinti al posto giusto. È un cane rustico, fiero, dotato di grande senso di responsabilità. Questa razza richiede col proprio umano un rapporto aperto, leale, basato sul rispetto reciproco. Io e Mosè vi salutiamo ricordandovi che un maremmano abruzzese mette la propria dignità al di sopra di ogni altra cosa.